Anticipazioni Tempesta d'amore. Trama puntate dal 9 al 15 gennaio 2023. Henning delude Shiren. Lunedì, 9 gennaio 2023. Werner, presso le scuderie, si ferisce leggermente ad una gamba mentre il suo cavallo scappa. Eric, passando di lì, assiste alla scena e il Salfield gli ordina di riportare indietro l'animale prima che gli possa accadere qualcosa di brutto. Dopo ore ed ore nel bosco, il Vogue trova finalmente il cavallo, ma ha paura di avvicinarsi. E cerca disperatamente un'altra soluzione. Arian non può impedire a Robert di vedere la foto di lei ed Eric insieme sul comodino. I sospetti della donna ricadono immediatamente su Eric e Werner. Quest'ultimo, messo alle strette, nega con tutte le sue forze di essersi intrufolato nella stanza di Arian quella notte e gli racconta l'incidente avvenuto nelle scuderie. La Kallenberg cerca di mantenere i nervi ben saldi e fa installare un sistema di sicurezza nella sua stanza per evitare il ripetersi di situazioni del genere. Martedì, 10 gennaio 2023. Per fortuna, Constanze non si fida del suo capo e decide di scoprire cosa c'è nella valigia che deve portare in Svizzera per conto dell'Eilmeier. Quando riesce a forzare la serratura, scopre che essa contiene delle tangenti. Alla fine, il suo capo la obbliga al silenzio e la licenzia in tronco. Distrutta, la Fontalheim si sfoga con Selina. Max cerca in tutti i modi di farsi perdonare da Vanessa. La ragazza, però, è irremovibile e gli ricorda della sua tresca con Elsa. Gli dice a chiare lettere di temere in un nuovo tradimento. Ecco perché non ne vuole più sapere di lui. Inoltre, per evitare ulteriori avance da parte sua, decide di concedersi una breve vacanza. Distrutto, il fitness trainer tenta di bloccare la sua partenza. E, tutto inutile. Jerry ricorda al fratello che ha sbagliato e che non sarà facile ottenere il perdono. Max si sfoga con Eric. Mercoledì, 11 gennaio 2023. Arian riceve una misteriosa telefonata. Qualcuno le fa delle minacce. La donna, senza minimamente lasciarsi intimidire, accusa Werner, Christoph ed Eric di esserne gli artefici. Interpellati, i tre uomini negano tutto. La donna, però, non solo non gli crede, ma le avverte che pagheranno amare conseguenze a causa del terrore psicologico che le stanno infliggendo. Robert prende di petto la situazione e denuncia il padre provocandogli un malore. Constanze è a pezzi perché ha perso il lavoro all'Eilmeier. Ma si riprende rapidamente e si rivolge ad altri studi legali della città che accolgono positivamente il suo curriculum. Selina, felice, scopre che la figlia verrà presto assunta da un facoltoso avvocato. Purtroppo, niente va come previsto. Rosalie predice a Shiren che le accadrà qualcosa di bello in giornata. Ed infatti... Giovedì, 12 gennaio 2023. Al settimo cielo, la Silan riceve un invito a cena da parte di Henning. La ragazza decide di sfidare il destino e prende una decisione. Alphonse, a causa delle preoccupazioni riguardanti Vanessa, non si prepara bene all'esame del giorno successivo. Chiede aiuto a Jerry ma, i due combinano un pasticcio dopo l'altro. Werner ed Eric sperano di far crollare Arian. Quest'ultima, intanto, va a fare una passeggiata nel bosco da sola. E le accade qualcosa di brutto. Quando poi riprende conoscenza, reagisce in preda al panico e accusa immediatamente Werner ed Eric di averla aggredita. Robert può, però, fornire un alibi. Quando Shiren appende il vestito per la visita all'opera con Henning nella sala del personale, Jerry è il solo a farle i complimenti. Con la coscienza sporca, Shiren ammette di avere un appuntamento galante con il sommelier. Venerdì, 13 gennaio 2023. Per non deludere Jerry, la Silan gli dice che resterà per sempre il suo migliore amico e che potranno continuare ad uscire insieme, ma sempre e solo come amici. Il giorno seguente, la ragazza esce con Henning. I due vivono momenti indimenticabili. Ad un tratto l'idillio si interrompe bruscamente quando il sommelier le fa una confessione inaspettata. Constanza è triste perché Eilmeier si è assicurato che tutti gli studi legali a cui si è rivolta respingessero la sua candidatura. Selina è veramente preoccupata per la situazione lavorativa della figlia. Quando tutto sembra perduto, ecco il colpo di scena. Christoph è in cerca di un buon avvocato per un progetto molto redditizio. Nonostante la bella notizia, Constanza è invasa da mille dubbi e perplessità.
Jerry va a pesca con Alphonse. Accade qualcosa? Sabato, 14 gennaio 2023. Il giovane Richter pesca accidentalmente la lettera che aveva scritto a Shireen e che aveva chiuso in una bottiglia. Decide quindi di inviarle il messaggio in maniera diversa. Nel pomeriggio, la giovane trova la lettera nella fontana. Essa, però, risulta illeggibile. Robert teme che Arian stia impazzendo e le fissa un appuntamento da Michael. Lei lascia che il dottore esamini il suo sangue perché sospetta che qualcuno le abbia somministrato un farmaco. Quando il risultato del test è negativo, la donna ricorre ad un'altra misura per potersi difendere in caso di emergenza. Dal momento che Constance preferisce lavorare come avvocato piuttosto che come consulente legale di Christophe, cerca lavoro all'estero. Tuttavia, Selina non è affatto entusiasta. Constance si rende anche conto poi di non essere pronta a lasciare Big Lime. Domenica, 15 gennaio 2023. Shireen capisce che Henning le ha mentito e, deludendo fortemente Jerry, si riappacifica con lui. Alla fine, ha luogo uno scontro tra il Richter e il Fontalime, che colpisce il rivale con un sonoro ceffone. Cornelia torna a Big Lime dopo essere stata dal figlio Benny. Ed è molto preoccupata quando viene a sapere della rottura tra Werner e Robert. Poco dopo, incontra Robert e Arian ed esorta, il fratello, a riconciliarsi con il Salfield. Sorprendentemente, Arian interviene in favore di Werner e così Robert fa visita al padre. Dal momento che Michael vuole prestare maggiore attenzione alla sua linea, decide di mangiare più sano e fare jogging. Rosalie suggerisce di fare anche yoga con lei per il suo equilibrio interiore. Michael è d'accordo. Ma, sul più bello, viene prontamente deriso da André. Tra i due nasce una discussione. Anticipazioni Tempesta d'amore, puntate tedesche. Caroline e Leon nuova coppia? Spunta Liesl. Una insolita attrazione sta nascendo negli episodi tedeschi di Tempesta d'amore. Caroline Lamprecht, dopo essere stata delusa da Vanessa, si avvicinerà emotivamente all'ex di Josie Klee, ed ovvero Leon Thorman, con il quale entrerà molto in sintonia. Un giorno la Sombichler, notando la loro vicinanza, griderà allo scandalo. Max, nel frattempo, farà la conoscenza di una ragazza dallo spirito avventuriero di nome Liesl. Anticipazioni Tempesta d'amore, puntate tedesche. Caroline e la pericolosa amicizia con Leon. Nelle puntate tedesche di Tempesta d'amore sta accadendo veramente di tutto. Come più volte vi abbiamo spoilerato, Caroline Lamprecht, ex collega universitaria di Michael, si innamorerà perdutamente di Vanessa poco prima di convolare a nozze con Michael che, nella 18ª stagione, lascerà Rosalie Engel per la new entry. La Sombichler, sebbene ricambierà il sentimento, non ne vorrà sapere di rinunciare al sogno di una famiglia tradizionale con Max. E da riprova di ciò, deciderà di sposarlo. Un giorno, però, ecco che cambierà tutto. In un momento di forte vicinanza emotiva, le due ragazze finiranno non solo per baciarsi, ma anche a letto insieme. A questo punto, Caroline, coerente con se stessa, deciderà di concentrarsi unicamente sul suo nuovo amore. Ed infatti, la vedremo recarsi da Michael e chiudere per sempre con lui. Distrutto, il medico inizierà a sospettare che nella vita della sua amata sia entrato un terzo incomodo. Dal momento che la vedrà passare tutto il tempo con la nipote di Alphonse, si convincerà che quest'ultima sappia il nome del «fortunato». Non immaginerà minimamente che tra loro sia sbocciato l'amore. Vanessa, sentendosi «braccata» e temendo di deludere Alphonse ed Hildegard, cosa farà? Fingerà di non desiderare altro che sposare Max, e gli dirà di volere a tutti i costi un bambino. Purtroppo, però, in procinto di abbandonarsi alla passione con lui, si bloccherà all'improvviso, in quanto nella sua testa non ci sarà spazio altro che per la Lamprecht. Intanto quest'ultima, con il cuore in frantumi, inizierà a sfogarsi con Leon Thorman, ex fidanzato di Josie Klee, l'eroina della nuova annata. A lui confiderà il suo dramma sentimentale e tutti i suoi turbamenti. I due, così, inizieranno ad uscire insieme. E Leon, più volte, lascerà intendere alla donna di non essere affatto insensibile al suo fascino. Un pomeriggio, nel corso di un momento di vicinanza, Vanessa sopraggiungerà all'improvviso.
Furibonda, accuserà Caroline di essere una persona insensibile, che gioca con i sentimenti altrui, perché, poco prima di convolare a nozze con Michael, lo ha lasciato distruggendo tutti i suoi sogni. Tornata poi da Max, la Sombichler continuerà a mettere in cattiva luce sia il Tormann che la sua amata. E ci chiediamo, alla fine, tra la Lamprecht e Leon scoccherà realmente l'amore? La risposta è no ed è stata confermata, proprio in questi giorni, dalle anteprime d'Oltralpe. E tutto questo perché Leon, l'antagonista romantico della 18ª stagione, colui che si inserirà nella love story che nascerà tra Paul Lindberg e Josie Klee, uscirà di scena. Il ragazzo, dopo aver concluso la sua relazione con Josie e dopo la breve parentesi con Caroline, deciderà di partire, pronto a rifarsi un'altra vita altrove. Karl Brückhauser, l'attore che ha vestito i suoi panni, abbandonerà così la soap, dopo momenti veramente emozionanti. Le SN anticipazioni, a tale riguardo, specificano che Josie capirà che con lui non potrà mai funzionare a causa della sua eccessiva gelosia e malsana competizione con Paul. E così la giovane, dopo aver chiuso con il suo fidanzato, si lascerà andare alla passione con il suo vero amore, ovvero il Lindberg. A Leon non resterà che lasciare per sempre la cittadina di Bichlheim, per non vivere ancorato al passato. Resta da capire cosa succederà tra Caroline e Vanessa alla luce di tutto questo. Anticipazioni Tempesta d'amore, puntate tedesche. Arriva Liesl, che fa breccia nel cuore di Max. Proseguono le nostre anteprime di Tempesta d'amore, pronte a fare luce sul prosieguo di questa appassionante storyline. In verità, gli spoiler indicano che Caroline e Vanessa, alla fine, riusciranno non solo a riappacificarsi ma anche ad iniziare una relazione. Tutto comincerà quando Max, un giorno, le sorprenderà intente a condividere un momento di passione. A quel punto gli sarà tutto chiaro ed abbandonerà in tronco il sogno di rifarsi una vita con la Sombichler. Quanto a Michael, invece, l'uomo inizierà ad interessarsi tantissimo a Valentina, ex del figlio Fabien, la quale intraprenderà gli studi in medicina dopo la terribile delusione che incasserà dal suo fidanzato. Non sappiamo ancora se tra i due scoccherà la scintilla. Quel che è certo è che, al momento, negli episodi in onda in Germania, la Salfield sembra essere molto presa dal suocero che apprezza tantissimo le sue qualità caratteriali. E da Max, invece? Che cosa succederà? All'inizio, per il fitness trainer non sarà facile accettare la relazione tra la sua promessa sposa e la Lamprecht. E farà di tutto per farle capire di volerla nella sua vita e di sognare di costruire una famiglia con lei. Con il passare dei giorni, però, al ragazzo non resterà che rassegnarsi. E pian piano, aprirà il suo cuore ad una giovane di nome Liesl, figlia di un amico dei Sombichler, che condividerà con lui lo spirito avventuroso e la passione per il fitness. La bella Liesl arriverà a Bichlheim proprio per fare visita ad Alphons ed Hildegard che saranno lieti di accoglierla per un paio di settimane in casa loro. Lei affermerà di aver intrapreso un viaggio in bicicletta e preciserà di essere in cerca di consigli per aumentarne le prestazioni. La coppia la indirizzerà verso Max che, non appena la vedrà, resterà subito colpito dal suo fascino e dalla sua intraprendenza. Al momento, le trame sembrano proiettate verso un happy end veloce e repentino per Max e Liesl. Tuttavia, almeno all'inizio, non sarà facile per lui gettare nel dimenticatoio Vanessa. Ed a riprova di ciò vi sarà il fatto che inizierà a tessere tanti piccoli intrighi contro Caroline. E ci chiediamo, Liesl lo aiuterà a dimenticare la scottatura? La svolta è dietro l'angolo? Ne riparleremo presto. Gli spoiler di Tempesta d'amore terminano qui per ritornare più clamorosi che mai. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace ed iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.